appunto, non indifferente, perché c'è con noi Sara. Quindi Sara, per chi ha, per chi conosce le nostre, cioè le mie meditazioni, abbiamo sviluppato questo progetto che va a lavorare proprio sulla pulizia e il riequilibrio energetico dei chakra. Ma perché, cavolo, ha una voce spaziale, non lavoriamo su questa cosa, su questo progetto, e vuoi raccontare la tua esperienza? La mia esperienza nei sette chakra, sì. È stato un mio percorso. Cantavo cosa fosse per me il colore rosso, il colore arancione, il colore giallo, verde e così via. Cioè, ho proprio sentito tutto un passaggio fino ad arrivare all'ultimo chakra che mi ha dato la completezza di tutto. E per chi le ha sentite, mi auguro che sia stato così anche per voi. Ringraziare le persone di Perugia, Padova, Perugia lo generico perché fare un viaggio altrettanto potente. Poi sicuramente faremo tante altre cose nuove. Ringrazio Milano per essere qui e tutte le persone nuove. E grazie a Lisa, perché se non fosse per lei ci siamo conosciuti a Rimini. Poi questa nostra amica, Simona, ha organizzato questo viaggio a Rimini. E io ho detto, wow, ci vado. Va bene, dal ci vado sono successe mille cose e io non potevo andarci. Trovavo qualsiasi ostacolo al mio andare a Rimini. Poi mio marito mi ha accompagnato alla stazione del treno, mi ha messo sul treno e mi ha detto e lì è stato un viaggio in tutti i sensi. Ho iniziato proprio tutto il mio percorso e ho chiesto a Carlo, per favore facciamo un evento anche nella mia zona, così faccio conoscere le mie amiche questa cosa. E mi ha detto sì, va bene. Quando uno sente qualcosa che parte da dentro, che è quello che facciamo nel giorno, nella giornata, il viaggio interiore, è sempre ascoltare quello che ti dice la parte interiore, quello che ti dice la parte profonda, che è la parte dell'anima, per chi pensa che esista l'anima, e penso che riconosciamo tutti che esiste qualcosa di più dentro di noi. E qui nella giornata andremo a cercare quello, cercheremo la connessione più profonda della nostra vera identità autentica. Anche nella meditazione, non c'è solo la meditazione base, si va sempre più su. Poi sta a noi a cercare, ricercare quelle cose che ci appassionano di più, che ci fanno stare meglio, che ci fanno sentire in equilibrio con la nostra vera anima. Qualsiasi cambiamento che vogliamo fare, facciamolo passo dopo passo verso la meta. E poi è da lì che conosciamo quello che vogliamo realizzare nel passo successivo. Benissimo, mi sono trovata benissimo, il corso è stato bello e utile e sono contenta di aver partecipato. Cosa vi porterete a casa? Maggiore capacità intuitiva, capacità di centrarvi, capacità di conoscere meglio i vostri pensieri, la libertà di esprimere la vera identità, che è quello che è secondo me una delle fasi più importanti oggi della nostra società. Come nasce un pensiero? Ho verificato che nella nostra vita c'è un pensiero informato, il pensiero è il pensiero istruito. Allora, pensiero, risposta, immagine. Comunicazione. Dopo la comunicazione arriva l'emozione. Ok? Se io ho compreso questo schema e comprendo la qualità della mia comunicazione, posso diventare, questo lo devo fare anche a Milano, anche a Perugia, un abile negoziatore.
La giornata è volata, insieme al Carlo è volata. Sono stato bene, sono stato presente, è stato molto emozionante. È stato emozionante condividerlo con la donna con quale io amo. Lo consiglio veramente a tutti. Se pensate che siete stati smariti, che non avete bisogno di trovare se stessi, venite da Carlo, che lui vi illustra, vi dà un piccolo motore che vi mette in moto e poi dopo vi accendete voi e date il full gas, come dicono gli inglesi, alla vostra vita. Quindi ve lo consiglio vivamente. Grazie. Grazie a voi. Chi è che conosce lo yoga della risata? Penso un po' tutti, che è una variante dello yoga che si basa sul sorriso, autoprodotto. Dire ridere da soli vuol dire ridere in modo da stupidi, perché dici come fai a ridere da soli? Ma si può ridere dalle cose normali della vita. Apro il mio mobiletto del bagno, prendo la crema della risata e inizio a spalmare. E così vai avanti. Ridere produce, combatte il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ti cambia l'umore, quindi ti porta ad avere più ossigeno al cervello, agli organi interni e tutto quanto. È un altro modo da alternare alla meditazione. È scientificamente provato che ridere per 15 minuti al giorno ti può veramente portare delle guarigioni, che si può fare tranquillamente e iniziare a battere le mani insieme. Iniziamo con il mantra. È una giornata intensa che mette in gioco tanto e che vale la pena vivere, perché si riparte da queste giornate qua. Grazie. È andata stupendamente bene. È la conferma che quando fai le cose con il cuore riescono in una maniera spettacolare. Grazie.